Previously on the Bible. Joshua, we have new laws. You must take the land promised to Abraham. Joshua! We must take Jericho. It's all that stands between us and the promised land. The Lord parted the waters for Moses. For you, he will split rock. We obey the Lord! Anything is possible! What God wants you to do, Samson, your duty is to drive the Philistines away. God is with me, Delilah. Come here. My God will take away all my strength. Your God has deserted you. No. He wants me to destroy you all! What do you want? A king. A king? Who will speak to the Lord after you? Who will lead us against the Philistines? Saul, I anoint you the first king of Israel. May I, as God's prophet, help you in any way I can. Gli uomini sono pronti? Sono pronti. Dov'è Samuele? Dovrebbe essere qui. Dobbiamo compiere un sacrificio prima di attaccare. Non possiamo attendere oltre. Saul, che Dio possa perdonarti! Samuele, dove ti nascondevi? Abbiamo atteso 7 giorni. 7 giorni! I miei uomini mi abbandonano. Comportati da re. Il sacerdote sono io. Credi che Dio apprezzi il tuo sacrificio più del mio? Samuele. Il Signore ti comanda. Uccidi tutti e distruggi ogni cosa. Non solo Saul non sacrifica i nemici, ma lascia che i suoi uomini tengano ciò che hanno saccheggiato. Avevi un compito, un semplice ordine da Dio, distruggere ogni cosa. L'ho eseguito, Samuele. Ma allora cos'è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio e tutti questi muggiti di armento che odo? Possono i morti gridare? E chi è questo re pagano? Lui verrà messo a morte più tardi. Quando il Signore dice risparmia, tu risparmi. Quando dice uccidi... Samuele! Tu sei il nostro profeta, ma io sono il tuo re. Ciò che il Signore concede può anche togliere. Sono parole del Signore o tue? I tuoi discendenti avrebbero potuto regnare per più di 1000 anni. Ma oggi... Dio ti ha abbandonato. Sono altre parole divine? Hai agito da stolto, ora il tuo regno non durerà. Dio si è già scelto un uomo secondo il suo cuore.
Portami del vino. Sì, mio signore. Mi hai sentito? Subito! Sì, mio signore. Forse sono stato avventato. Dovrei chiedere il perdono di Samuele. Conduci qui Samuele. Se n'è andato, mio signore. Se n'è andato. Samuele! Signore, io credevo di fare la tua volontà. Combattere per la nostra terra. Costruire il nostro regno. Ragazzo! Qual è il tuo nome? David, signore! Il mio nome è David! Pur di compiacere i suoi soldati, Saul ha contrariato il Signore. Ora Dio ha ordinato al suo profeta Samuele di trovare un nuovo re. Io ungo te, David di Betlemme, prossimo re di Israele. Quando Saul sarà morto, padre, che cos'hai? Dimmi cosa ti turba. Non mi turba niente. È stata una grande vittoria. Devo riposare. Tutto qui. Devo dormire. Dormire. Dio! Perdona il tuo servo. Col tempo, David diventa un servitore alla corte di Saul. Un re in attesa. Per assicurarsi la terra promessa, gli israeliti devono sconfiggere i filistei. Ma re Saul ha perso la benedizione di Dio. E ora deve affrontare il loro più forte guerriero. Golia. C'è un uomo che scende contro di me! Israeliti! Se mi abbatterà, i filistei diverranno vostri servi! Se prevarrò io, sarete voi! Nostri servi e ci servirete! Qualcuno deve sfidarlo! Non tu, Jonathan! Il guerriero che lo abbatterà diventerà un uomo ricco! Oggi ho sfidato le schiere di Israele! Datemi un uomo e combatteremo insieme! Verrò io! David, tu non sei un soldato, sei un pastore! Sì, sono un pastore. Come io proteggo il mio gregge, Dio proteggerà me. Dov'è la vostra fede? Dov'è il vostro Dio? Io lo abbatterò. Prendi questo. Farò meglio senza. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male.
perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ungi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Israele ha trovato uno sfidante! Non farmi perdere tempo, ragazzo! Sei troppo giovane per morire! Ti sfiderò io! Ora facciamo di loro i nostri servi! David! Il mio lupo sotto spoglie di pastore! Hai salvato il mio regno, mio guerriero pastore! Vieni, fratello! David si unisce all'esercito di Saul e combatte contro i Filistei per decenni. Diventa un guerriero, un capo, un eroe. Degno delle loro lodi. Non gli manca altro che il mio regno. È stata una dura battaglia. Avevo il sangue negli occhi, la testa mi sanguinava. Credevo che saresti caduto da cavallo. Sono caduto. Credo di aver ucciso un uomo cadendogli addosso. A un certo punto avevo di fronte due uomini, forse anche più di due. David! Vieni qui. Dunque, ancora una volta sei il nostro miglior guerriero. Hai ucciso migliaia di nemici. Decine di migliaia. Ma certo. Certo, decine di migliaia. Il nostro popolo ti è molto riconoscente. Il Signore ci ha benedetti. Voglio offrirti una ricompensa. Ti do in moglie mia figlia, Michal. Ne sono onorato, mio Signore. David,
Ora siamo fratelli. In cambio, voglio 100 prepuzzi di Filistei. Che ne dici? 100 prepuzzi perché sia fatta vendetta dei nemici del re. Padre, non ha già rischiato abbastanza? E se non dovesse più tornare? Farò ritorno. Se Dio vorrà. Che Dio ti protegga! Torna sano e salvo! Lo ami come un fratello, vero? Sì, è vero. Come Abele senza dubbio amava Caino. Lui vuole il nostro regno. Non lo capisci? No. È leale a entrambi. Stoltezze! Mia signora, è tornato! David è tornato! David è tornato! Qualche cimelio per te. E questi? Trofei presi da ognuno dei loro corpi. Di 100 uomini? Di 200. Dio era con me. Michal! Michal. Quanti? Andatevene via! Padre, da quali demoni sei posseduto? Se non fosse per lui, ora saremmo tutti schiavi e tu non avresti il tuo regno. E con lui in vita tu non ne avrai mai uno. Il re, tuo padre, desidera vedere David. Non può, lui è malato. È malato? Tu dici che è malato? Ebbene, ebbene, lo vedremo. Lo vedremo. È malato. David! Sì. Michal. Michal, tu lo hai aiutato a scappare! Pur di essere regina, usurperesti il regno di tuo padre! No! Sei disposta a tradire il tuo stesso fratello! Padre, hai bisogno di riposare! No! Dunque ora anche i miei figli tramano contro di me! David! David! Ovunque andrai, io ti darò la caccia! Saul era stato unto re per unire gli israeliti e cacciare i filistei dalla terra promessa. Ma ora è ossessionato dal desiderio di distruggere David. Sacerdoti! Il vostro re desidera parlare con voi. Venite!
Venite fuori! David è stato qui, non è vero? Gli avete dato rifugio. Questa è la casa di Dio. Offriamo rifugio a tutto il suo popolo. Uccidilo. Ho detto uccidilo! Uccideteli tutti! Io ti ho servito fedelmente, Signore. Quanto più fedelmente sia possibile per un uomo, eppure non sembra essere sufficiente. Il Signore è con me! Dio! Non ascolti il tuo servo! Mio signore. David. Perché pensi che io cerchi il tuo male? Potevo ucciderti. Potevo prendermi la tua vita. Perché non l'hai fatto allora? Sia giudice il signore tra me e te. Dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Mai. Il Signore ti ricompenserà e tu regnerai. Sei tu a regnare. Giurami ora che non eliminerai la mia discendenza e non cancellerai il mio nome. Non lo farò. No? Te lo giuro. No. Vieni allora. Vieni con me. Andremo a casa insieme. Perché non l'hai ucciso quando ne hai avuto modo? Perché lui è uno degli unti. Spetta a Dio decidere il suo destino. Padre! 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 L'esercito dei Filistei è nella valle vicino al Monte Gelboe. Jonathan! David è molto vicino. Non pensare a lui, padre. Adesso devi difendere il tuo regno. È questo il tuo compito. Hai ragione. Dobbiamo prepararci per la battaglia. Di agli uomini che partiremo per il Gelboe. Di loro che partiremo all'alba. Insieme! Padre, andiamo! Andiamo! Scoccate!
Jonathan! 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 Figlio mio! No. Perché? Mio signore, ho peccato così tanto che tutto Israele deve soffrire. Una grande vittoria per i Filistei. E Saul? Morto. Per te la morte dell'unto del Signore è di poco conto. Che ne è di Jonathan? Catturato. Portatelo via! Perché sono caduti gli eroi? Possiamo tornare a casa. Ora il popolo guarderà a te, perché tu lo difenda e lo tenga unito. Il nostro tempo è giunto. Sì, mio signore. Re David. David raduna dei seguaci, ma per unire Israele ha bisogno di una capitale. Gerusalemme, la nostra nuova casa. Dobbiamo trovare il modo di entrarvi. Come possiamo fare? C'è un solo modo. Attenderemo la notte. Ora, cosa facciamo?
Tieni questa. Che cosa ne è stato? Per Israele. Attenti, israeliti! Ora Gerusalemme è la città di David. Una nuova capitale per gli israeliti. E una casa per il simbolo ultimo del loro legame con Dio. L'Arca dell'Alleanza! Tua moglie è troppo bella per te, Uria. Hai ragione. Mio signore. Vieni. Non ti dispiace, vero? Dispiace a me. Adesso Dio è davvero con me. Mio signore? Ah, profeta. Guarda, il mio tempio, per l'arca, per il signore. Non si è mai visto niente di simile. Dio è venuto da me la scorsa notte. È compiaciuto della nostra opera? Mi ha detto che la casa di Davide regnerà su Israele per sempre. Siamo stati benedetti. Tuo figlio diventerà re.
Tuo figlio edificherà il tempio. Il mio tempio? Il tempio di Dio. Il tempio di Dio. Un regno per sempre. Grazie, Nathan. Mio signore, come avevi richiesto? Lasciaci. Bezzabea. Mio signore. David. Mi dai notizie di mio marito? No. No, non è questo. È sano e salvo, credo, anche se ora è molto lontano. A combattere il nemico? Ma tu non sei andato? Non serviva. Non con uomini come Uriah a farlo per me. Io sono fedele a mio marito. E lo sei anche al tuo re? Questo è sbagliato. Non lo saprà nessuno. Bezzabea rimane incinta. Il re scelto da Dio infrange i suoi comandamenti. Uriah, amico mio, benvenuto. Mi hai mandato a chiamare? Come va la guerra? Bene, molto bene. E il tuo comandante Joab come sta? Sta bene. E i tuoi soldati? Combattono bene. Eccellente. Mi racconterai i dettagli domani. Di sicuro ora preferisci stare con tua moglie. No, io non posso stare con mia moglie. Certo che puoi. I miei uomini sono accampati in aperta campagna, a combattere il nemico. E io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie. Ciò ti rende onore, Uriah. Ma da uomo a uomo, chi lo saprebbe? Lo saprei io. Bravo. Allora beviamo. Vino! David non può costringere Uriah a giacere con Bezzabea. Così trova un altro modo per celare il suo adulterio. Comandante Joab. Ponete Uriah sul fronte della battaglia più dura. Poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia.
Siamo stati benedetti. Credi di poter nascondere agli occhi di Dio quello che hai fatto? Uria era il tuo amico più fedele e tu gli hai tolto tutto. Meritava il tuo rispetto. E io lo rispettavo. Davvero? Gli hai preso la moglie e la sua stessa vita. Profeta! Credi che Dio non veda ogni cosa? Dio mi ha parlato. Egli porterà la sciagura nella tua casa per il disprezzo che gli hai mostrato. No. No. Tuo figlio dovrà morire. È da vedersi. Farò qualunque cosa. Ma tu risparmia mio figlio. Dimmi. Dimmi cosa devo fare. Prima mio marito, ora mio figlio. Noi siamo maledetti. Ma io sono stato unto. Dio mi ha benedetto. Un re non è al di sopra del suo Dio. Dovevi regnare nel suo nome, non nel tuo. Siamo alla fine. Tutti vedranno che Dio ci ha abbandonati. Profeta. Anche se sei debole, egli ti ama, David. Hai forgiato la nazione di Dio sulla terra. Potete consolarvi. Avrete un altro figlio. Fa attenzione, Salomone. Lascialo giocare. È la casa del Signore. Un giorno dovrà edificarla. Salomone edificherà il Tempio di Dio. Ma come suo padre, troverà impossibile obbedire ai comandamenti di Dio. Nel prossimo episodio. Sottomettiti a Nabucodonosor! Dio farà arrivare la sciagura da Babilonia! Il tempio sta bruciando! Quello per cui abbiamo lottato è perduto. Daniele, dietro di me! Torneremo mai a Gerusalemme? Geremia ha promesso che saremmo tornati. Non lo adorerò. So io come farli piegare. Sta arrivando un nuovo re. Re Ciro ci libererà se la profezia è giusta. Un mese senza preghiere. Non rinnego la mia parola. È solo una prova della loro lealtà. È una trappola per tutti, ci vogliono annientare. Ma Dio non ci abbandonerà. Maria, non aver timore. Darai alla luce un figlio e sarà chiamato figlio di Dio. Cosa sai dirmi del nuovo re? Re? Chi allora reclama il titolo di re? Nessuno. Non è ancora nato. Si tratta di una profezia. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Certamente tuo figlio è il re promesso da Dio al suo popolo. Qual è il suo nome? Gesù.